Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Spero che voi tutti abbiate passato delle belle vacanze di Pasqua. Passiamo subito al video. Video molto richiesto su questo ragazzone di soli 19 anni. Io penso di non aver mai visto un 19enne così grosso in Italia. Ragazzi, su tutto il sito Prozis c'è il 50% di sconto se utilizzate questi due codici e non solo. Oltre al 50% riceverete anche altri omaggi in regalo. Lui si chiama Riccardo Lambranzi. Lambrolone però suona meglio. Riccardo, non te la prendi, io sono molto ironico, spero che non te la prenderai. Però per me oggi tu sei Lambrolone. Allora, il ragazzo in questione, raga, è enorme, 19 anni. Guardate questo video. 116 kg. Gli mortacci tua, pesi quanto me. È solo che ci portiamo 20 centimetri di differenza. Io sono alto 1,96, te sei, che sei 1,78, quasi 20 centimetri, ecco. Quest'altro video. Cioè, io, boh, ripeto, non ho mai visto un 19enne così grosso. E qua lui mostra la sua trasformazione fisica dal 2020 al 2024. Eccolo qui, già nel 2020, molto promettente, eh? Il 2024 è diventato un armadio. E sotto questo post, questa è la descrizione, quasi 50 kg di differenza, ma con la stessa faccia. 50 kg in 4 anni. Il nostro Riccardo ha avviato 50 kg in 4 anni. Praticamente, io direi l'80% di massa muscolare, ecco. Continuiamo a vedere qualche altro video. Ripeto, mai visto un 19enne così grosso. Side chest. Molto promettente ragazzo, veramente hai delle belle inserzioni muscolari e degli ottimi bicipiti. E poi cercavo qualche tua front pose da di fronte dove mostri le gambe. Questo è l'unico posto che sono riuscito a trovare dove mostri le gambe e le mostri di lato. Comunque possiamo già notare un decente stacco femorale e un gran quadricipite di lato, perché il front ancora non l'ho visto. Però ecco, raga, 19 anni, molto promettente, per carità. Erika, è la palissiano che tu vuoi dirigerti verso l'open bodybuilding, anche perché penso, anzi sono quasi sicuro che il tuo coach sia Andrea, quindi ovviamente lui ti starà spingendo verso quella categoria. L'open, ragazzi, sono quelli proprio più grossi in assoluto. E come d'altronde sia la palissiano il fatto che tu stia abusando di steroidi ad un'età giovane come quella che ti porti, 19 anni. Avere queste masse muscolari all'età tua è notevole, cioè non hai neanche finito di crescere. E questo è il post che mi è stato inviato molteplici volte, dove vediamo te e il tuo coach uno a fianco all'altro e non sfiguri neanche. Per avere 19 anni non sfiguri neanche. 115 kg contro 132 kg, per quanto riguarda volumi muscolari, sei molto promettente. E qui leggiamo qualche commento sotto il post che ha scatenato un pochettino di flame quest'ultimo. Non so cosa ci sia da elogiare in un ragazzo che si è sfondato di steroidi già a 19 anni, però ok. Questa è la risposta di Andrea. Ragazzi, libertà di espressione sul mio profilo, ma con educazione e rispetto. Grazie. Io poi torno sul commento del caro Lorenzo, lo leggo nuovamente e mi dico: che ha scritto di maleducato? Forse lo è, se vogliamo essere puntigliosi. Ecco, la prossima volta scrivi abusare, così Andrea non se la piglia, ok? Un altro commento di Fra 1221: siete una categoria da eliminare, non date nessun esempio ai giovani, il doping fa male, punto. La palestra è benessere. Andrea risponde: categoria da eliminare, bel messaggio. Complimenti, nostalgico nazista. Noi siamo da eliminare? Categoria da eliminare, sì. Il doping è illegale, spiegatemi che esempio date ai giovani? Faresti dopare tuo figlio? Non ho niente contro l'idea a livello personale, ma penso che non abbia alcun senso ciò che fate. Lo sport, qualunque esso sia, è soprattutto benessere. Andrea risponde: eliminare? Quindi per te andremmo uccisi, fatti sparire? Beh, complimenti. Allora, caro Andrea, hai risposto solamente a questa. A parte che non ha mai detto Fra che voi siete da eliminare. Lui sta parlando della categoria, però le altre due domande non hai risposto. Non capisco questo tuo vittimismo appena si parla, ecco, del cattivo lato del bodybuilding. Non ho mai capito questa cosa. Perché lui ha scritto: spiegatemi che esempio date ai giovani, fareste dopare suo figlio?
Faresti dopare tuo figlio? Io no, personalmente, finché abita sotto casa mia, se lo vedo con una siringa, penso che lo scoppio delle botte, come la maggior parte di tutti quanti. Poi, quando è maggiorenne e se ne esce fuori di casa, può fare ciò che vuole. Ovviamente gli darò i consigli da seguire, poi se non lo vuole seguire, più di quello io non posso fare. Sono padre di due figlie e nonostante pratichi sport da più di 25 anni, se il ragazzo in questione fosse mio figlio, lo riempirei di schiaffi, fino a farlo rinsavire. Mi farei qualche domanda sul mio lavoro di genitore. Ok, la passione, il sacrificio e la dedizione che sono fondamentali per ottenere risultati, ma a 19 anni sei un bambino e non puoi riempirti di farmaci così, cazzo. È una follia e sarebbe anche da prendere a calci nel culo chi convince un ragazzo di 19 anni a fare uso di farmaci. Scusatemi, ma lo trovo profondamente ingiusto. Io, sinceramente, ciò che ha scritto Carlo lo appoggio, perché, ripeto, allora, recap. Per me tu puoi fare ciò che vuoi, d'accordo? Poi, la mia opinione personale è tutt'altra. E so... lo so che della mia opinione non te ne fregherà un cazzo assolutamente, però la mia opinione è che tu a 19 anni sei ancora un bambino, d'accordo? E vederti così grosso, so di certo, la tua salute in qualche modo pagherà. È brutto dirlo, però è così. Io sappi una cosa, ti auguro di avere una bellissima carriera come bodybuilder e soprattutto... volevo dire tanta salute, ma non ha molto senso con ciò che stai facendo, perché è controproducente. Quindi quello che ti auguro è di riscontrare meno effetti collaterali possibili e poter svolgere questa tua passione per il più tempo possibile, ok? Detto ciò, sono molto curioso di leggere anche il tuo commento. Vorrei sapere veramente cosa ne pensi a riguardo. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi. Ragazzi, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao!